Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mega Man X. Come promesso nella parte precedente, oggi andremo ad affrontare Boomer Quanger. Nuovo boss, nuovo giro, nuova corsa, nuova avventura. Perfetto. Benissimo, uè, anche posa figa, eh. Grandissimo Boomer Quanger. Allora, in questa parte cosa dobbiamo ottenere? Ah, qua c'è un potenziamento che possiamo ottenere in due modi. Forse solo questo c'è qua. Sì, forse qua c'è solo quello della vita, sì. Ma è tosto, nel senso che tanto equipaggiamoci i missili, che sono l'arma figherrima. Ok, muori. Cazzo. Aspetta un attimo, prendiamo l'arma. Ok, perfetto. E qua devo forse farmi colpire un po', perché sennò. Ok, tu muori. E cazzarola. C'è un potenziamento da prendere in questa parte che è tostissimo. Aspetta, fammi prendere i cosi. Ok, perfetto. Voi morite. Per fortuna questi vengono. Inseguono il nemico. E muori. Guarda come si fa a morire così. C'è un potenziamento da prendere che è bastardissimo in questa parte. Si può prendere in due modi. Uno sarebbe quello di finire il primo livello, cosa che probabilmente potremmo fare. Cioè di finire il livello con l'arma che otterremo, ovvero il boomerang. Rifare il pezzo di livello e prendere il tutto, e quindi probabilmente faremo così, oppure provare a farlo in un modo alternativo che è difficilissimo. Proveremo anche a fare quello, ovviamente non ci facciamo mancare nulla. Qui se riesco a fare nella maniera più difficile potrò vantarmi per i prossimi secoli a venire. Ok, ma lo vedremo tra poco. Qua usiamo sempre il tornado, che è l'arma più figa del mondo. Ok, però adesso torniamo per non sprecare altro. Prendiamoci questo cazzo. Dobbiamo stare attenti in sto pezzo qua. Bastardo. È bastardino sto pezzo, eh. Ok, ci ho colpito un po' di volte ma non fa niente. Ok, adesso comincia la scala. Tanto questo qua è un bellissimo livello verticale. Tosto. Abbastanza tosto. Perché sono tutte queste piattaforme che vengono fuori e questi nemici da fare fuori sulle scalinate. Salti millimetrici da fare come sempre. E quindi insomma, cazzo, però non dovevo fare così, devo saltare qua. Che cazzarola. Salti millimetrici sulle scale. Ok, fammi andare. Ok, tu muori. No. Ok. E cazzarola. Non è per niente facile sto pezzo, ve lo posso assicurare. No, muori tu. Ok, così. Per un pelo, cazzarola. Ok, questo è che l'abbiamo fatto. Ok, forse il pezzo è qua. Ecco, c'è questo potenziamento della vita. Allora, con il boomerang sarebbe una schifezza proprio infame. Cioè, lo prendiamo in un secondo e tutto è. Ma noi se riusciamo a farlo in una maniera più figa, nel frattempo che mi prude l'occhio, cioè... Con il colpo caricato dello Shotgun Ice produciamo questa lastra di ghiaccio e sfruttiamo questo. Ecco, ci proverò qualche volta. Se ci riesco bene, se no rifaccio quel livello e lo rifacciamo dopo. Vediamo un po' se ce la faccio. Sì! Ma vieni. Ok, così non devo rifare il livello e tutto diventa più semplice. Ok, tra l'altro qua sarebbe utile utilizzare i missili, però siccome ci serviranno per affrontare il boss finale di questo livello, meglio tenerseli. Ok, cominciamo la scalata, cazzo. Cominciamo, ecco, qua cominciamo queste piattaforme di merda. Ok, tu torna qua, che mi servi. Ok, è tosto sto pezzo, eh. No, lasciatemi stare. Attento, ricarichiamoci i missili con questo. Sì, perfetto. Dovevo per forza farlo. Ok, fammi andare. Oh, doppia porta, quindi vuol dire che ci siamo. Dobbiamo battere Boomer Quanger. Allora ci equipaggiamo subito di missili. Con i missili sarà una vaccata di quelle proprio bestiali. 5 minuti di parte, pensa a te. Sarà una cagata con questo. Cerchiamo di farla rimanere una cagata, ovviamente. Guardate. Adesso, vabbè, ovviamente mi colpirà qualche volta perché è inevitabile.
Ma tra l'altro, diciamo anche come quelli che si ricaricano la vita un pochino, così almeno evitiamo di fare figure barbine. Ok. E ovviamente questi missili inseguendo la preda inseguono giustamente il nemico, che tra l'altro ne è debole, quindi cazzata velocissima, si sconfigge il nemico. Perfetto. Boomer Quangle, pratica archiviata in 5 minuti. Sono riuscito a prendere anche quel potenziamento, pensavo di non riuscirci sinceramente. Invece il secondo tentativo qua, raccolta rifiuti, fa un bordello della madonna. You get Boomerang Cutter. Perfetto, guardate qua, figata. Perfetto. Quest'arma sarà utile contro chi? Contro il prossimo boss, che è Sting Chameleon. Passo 5447-2627-6266. Perfetto, quindi diciamo appunto che quest'arma appena ottenuta sarà debole contro l'ultimo boss che dobbiamo andare ad affrontare prima del castello di Sigma, che è Sting Chameleon. Prossima parte sarà un pochino più lunga, perché ci sono tre potenziamenti da raccogliere. C'è il potenziamento della corazza, che dimezza tutti i gli attacchi subiti. C'è un potenziamento del cuore, ce n'è un altro se non sbaglio, non vorrei dire una cara, forse c'è una sub tank. No, non mi ricordo, ci deve essere qualcosa, stavo guardando. Sì, c'è anche una sub tank da raccogliere, molto difficile tra l'altro, quindi prossima parte seguitela perché sarà molto molto interessante, spero. Quindi per ora è tutto, come sempre mettete un bel mi piace o non mi piace a discrezione vostra, commentate il video e condividete. Per ora è tutto e noi ci vediamo alla prossima parte di Mega Man X. Ciao ciao!